Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. È indagato per omicidio colposo il pescatore che sabato sera a Silvi ha investito con la sua imbarcazione Mario Deustacchio di 63 anni. L'autopsia chiarirà se l'uomo che stava facendo una nuotata al largo è morto per l'elica della barca o perché è colpito da un malore. Il servizio di Giuseppe Dintino. Un pescatore indagato per la tragica morte di Mario Deustacchio, il 63enne travolto sabato sera da un'imbarcazione mentre nuotava nel mare di Silvi. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava facendo una delle sue consuete nuotate lontano dalla riva, quando una piccola barca da pesca lo ha investito. L'incidente sarebbe avvenuto sul cosiddetto corridoio di lancio, ovvero il tratto di mare che le imbarcazioni percorrono per raggiungere il largo. Il pescatore al timone, infatti, stava uscendo a calare nasse e reti. Ciò che è certo è che è stato proprio lui ad allertare la capitaneria di porto. Per il momento, intanto, l'insidioso, la piccola barca in questione, è stata sequestrata e il pescatore è indagato per omicidio colposo. È stata disposta l'autopsia sulla salma di Deustacchio. Bisognerà accertare se sia morto a causa delle lesioni provocate dall'elica della barca o se sia stato ucciso da un malore in acqua. E si sono concluse verso le ore 6 le operazioni di soccorso a una cordata di 3 persone bloccata sulla parete nord del Corno Piccolo sul Gran Sasso. I 3 erano partiti intorno alle 7 di ieri da Piana del Laghetto per salire la cresta nord-est del Corno Piccolo. Completata la salita si sono diretti verso il cammino di mezzo per scendere alla base della parete. A causa di errori di valutazione e della stanchezza i 3 si sono ritrovati in difficoltà ancora prima di iniziare la discesa. Si sono quindi fermati e assicurati e sopraggiunta all'oscurità hanno chiesto l'aiuto del soccorso alpino e speleologico. I vigili del fuoco sono intervenuti con cellule fotoelettriche per illuminare la parete nord del Corno Piccolo e rendere meno difficoltoso l'intervento. Grazie alla collaborazione del personale in servizio alla funivia, i tecnici del soccorso alpino hanno raggiunto gli alpinisti intorno alle 3 e dopo aver attrezzato la discesa fino alla base della parete li hanno accompagnati a Prati di Tivo. Cambiamo pagina, utenti e lavoratori non possono più aspettare, la regione si muova per riaprire le Naiadi, lo chiedono i consiglieri regionali e comunali del Partito Democratico che questa mattina hanno tenuto una conferenza nel parcheggio della struttura. Il servizio di Paolo Renzetti. La riapertura delle Naiadi non può più attendere, avere certezze è necessario all'utenza dell'impianto che si sta disperdendo, al territorio che non ha un punto di riferimento storico per lo sport e ai lavoratori ai quali vanno date risposte e garanzie. Lo sostengono i consiglieri regionali e comunali del PD che hanno anche illustrato nei dettagli questa mattina in conferenza stampa l'interpellanza presentata il 9 luglio scorso al Consiglio regionale in cui si chiede di conoscere lo stato della procedura e i tempi della gara per il project financing a cui il rilancio dell'impianto delle piscine Le Naiadi è stato inserito a seguito della delibera di giunta 270 del 2019. Il centro-sinistra chiede l'immediata riapertura dell'impianto di Viale Riviera Nord. L'11 di luglio è stata fatta una festa di inaugurazione qui, c'erano l'Iris e Febbo, gli assessori regionali, c'era il presidente del consiglio Sospiri, c'era Testa e c'era Masci, tutti quanti a festeggiare per la riapertura che sarebbe stata di lì a pochi giorni, il 15 di luglio. In realtà non c'è stata, qui c'è stato un nuovo annuncio per gli inizi di agosto e anche lì non c'è stata, diciamo, la riapertura, poi dopo il 15 di agosto e anche lì non c'è stata la riapertura, adesso si dice settembre e noi ci auguriamo che sia così, quindi chiediamo che la Regione Abruzzo ci dia certezze sui tempi e che questa volta siano tempi veri e poi di riprendere la procedura del project financing in cui una società aveva chiesto di investire sulle Naiadi 10 milioni di euro. Delibera del 20 maggio 2019, inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 della Regione Abruzzo, ma da allora nessun bando. È una giunta lenta, nel caso delle Naiadi è ancora più evidente questa lentezza. Parliamo delle varie certificazioni, parliamo ovviamente anche del personale, dei dipendenti che debbono ancora siglare un contratto rispetto a un accordo che verbalmente già c'è e che è stato portato avanti tra la società che ha vinto il bando e lo stesso sindacato. Credo che sia una regione che si deve muovere, anche perché è un patrimonio regionale di enorme valore e siamo
in dirittura di arrivo per la partenza di una nuova stagione e le tante utenze, i tanti ragazzi, i bambini, le bambine, le famiglie hanno bisogno di capire come si procede e se possono iscriversi in questo prossimo anno a partire da settembre. Noi già nei mesi scorsi abbiamo fatto anche due audizioni di commissione con i sindacati per capire qual è la situazione e cosa il Comune potesse fare appunto per capire appunto per i lavoratori, e oggi sicuramente c'è la priorità assoluta che la Regione faccia il più presto possibile per far sì che le famiglie che lavorano qui dentro e le famiglie che portano i bimbi a fare sport qui dentro possano avere già delle risposte, perché se si parte troppo tardi chiaramente l'utenza sceglierà altre strutture e quindi si ricreerà il problema fra poche settimane. Torna a far discutere la promozione a DEA di secondo livello dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Secondo il sindaco Masci, quello del capoluogo adriatico è l'unico che può ottenere l'ambito riconoscimento. Sul versante opposto è intervenuto l'assessore regionale Mauro Febbo, secondo cui bisogna evitare i campanilismi integrando l'ospedale di Pescara con quello di Chieti, il servizio. La rivalità Chieti-Pescara si accende anche sugli ospedali. Torna a far discutere infatti la promozione a DEA di secondo livello dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, tanto auspicata dal sindaco Carlo Masci. Masci infatti ha scritto una lettera al governatore Marco Marsilio, al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e all'assessore alla sanità Nicoletta Verì, affinché si affronti, scrive il primo cittadino, la questione di questo fondamentale riconoscimento il prima possibile. L'ospedale di Pescara infatti è l'unico che supera i 70.000 accessi annuali, accogliendo l'80% delle emergenze abruzzesi. Sicuramente il DEA di secondo livello rispetto alla normativa vigente non può che essere fissato sull'ospedale di Pescara. D'altronde le proposte avanzate dalla precedente giunta regionale di centrosinistra, le tre proposte avanzate di un DEA condiviso Pescara e Chiesi sono state irrimediabilmente bocciate dal Ministero. Ora credo che questa nuova giunta debba guardare avanti e prospettare l'ipotesi unica che può essere effettivamente realizzata, cioè l'ospedale di Pescara come DEA di secondo livello, perché l'ospedale di Pescara ha tutte le caratteristiche per esserlo, ma caratteristiche che non sono quelle indicate dal sindaco Masci, sono quelle indicate dalla legge, quindi tutti gli altri discorsi lasciano il tempo che trovano. Sulla questione è intervenuto anche l'assessore al turismo e alle attività produttive Mauro Febbo per preservare il nosocomio teatino. Secondo il forzista infatti l'ottimizzazione delle prestazioni si ottiene solo integrando i due ospedali, quello di Chieti e quello di Pescara, creando una vasta cittadella della sanità. E questo perché, a detta dell'assessore, il maggior numero di unità operative complesse dei vari reparti a Pescara è stato determinato dall'ex governatore D'Alfonso, il quale non ha potuto, per motivi strutturali, spostare cardiochirurgia e la facoltà di medicina. Carlo Masci se ne faccia una ragione, ha dichiarato Febbo, bisogna evitare i campanilismi. E ora ci spostiamo all'Aquila, fa discutere in città la scelta del Comune di far pagare alcuni eventi della Perdonanza Celestiniana, la festa religiosa più importante del capoluogo abruzzese, festa che parte il prossimo 23 agosto e proseguirà fino al 29. Il servizio è di Daniela Rosone. In città è polemica dopo la decisione del Comune di far pagare alcuni spettacoli della Perdonanza Celestiniana. Questa è una delle novità dell'edizione dell'evento celestiniano, 725esima edizione, che prenderà il via il 23 agosto e che culminerà come sempre con il corteo storico della Bolla il 28, che vedrà quest'anno, a differenza dello scorso anno, Dama e Giovinsignore di nuovo a fianco, di nuovo insieme. La città si divide, per alcuni è giusto pagare i concerti, per altri è inaccettabile in una festa che è sempre stata gratuita per la città dell'Aquila e che gode peraltro di fondi pubblici. Ad ogni modo il vice sindaco Raffaele Daniele ha confermato che ci saranno dei biglietti a pagamento. Il comitato Perdonanza nei prossimi giorni chiarirà tutto. Fatto sta che la scelta è scritta a chiare note in una postilla che è pubblicata in calce al programma completo della Perdonanza. Nella postilla si legge chiaramente che per la serata inaugurale del 23, per il musical del 24, per lo spettacolo di Brignano del 25 agosto e per il concerto della Mannoia
al 29 sarà possibile prenotare i biglietti sulla piattaforma Eventbrite. Per alcuni eventi i posti a sedere saranno a pagamento, il ricavato sarà usato, si legge ancora, dal comitato per sostenere i giovani che intendano formarsi all'Aquila, di più per ora non è dato sapere. Di certo la decisione ha scatenato più di una polemica, tanto che qualcuno si è affrettato a dire che anche le autorità e le prime file pagheranno il biglietto. Daniele ha pure specificato che la scelta è legata al fatto che alcuni artisti si esibiranno gratis per la città dell'Aquila, ma avrebbero manifestato al tempo stesso la volontà di lasciare qualcosa alla città. Il vice sindaco ha spiegato che il costo sarà solo simbolico e i fondi andranno a un progetto sociale importante. La formula sarà decisa in queste ore. E nel prossimo servizio passeggiamo in bicicletta lungo la via verde della Costa dei Trabocchi, presa d'assalto nei giorni del Ferragosto da bagnanti e turisti. Servizio. È ancora un cantiere aperto, ma bagnanti e turisti non sembrano preoccuparsene. La Via Verde è stata letteralmente presa d'assalto nei giorni di Ferragosto da podisti che si allenano, coppie in costume da bagno, comitive di amici con vassoi di pizze appena sfornate e ancora famiglie con bimbi in carrozzino sul riscio a pedalare e ovviamente biciclette di ogni tipo con o senza pedalata assistita. È boom di presenze sulla lingua d'asfalto ancora nera, in attesa di essere ricoperta con la resina colorata di verde quando le temperature saranno meno bollenti. I lavori sono ancora in corso. Un cartello della provincia di Chieti, ente appaltante della pista ciclopedonale, declina ogni responsabilità dall'uso non autorizzato dell'infrastruttura in fase di realizzazione. Ma la curiosità è tanta, come è grande il desiderio di scoprire angoli finora rimasti coperti dalla folta vegetazione della Costa dei Trabocchi. Passeggiando in bicicletta accanto a te. Loreto a Prutino, patria del buon vino e dell'olio extravergine d'oliva, ospiterà una mostra fotografica tutta dedicata all'oro giallo. Un'installazione inaugurata sabato scorso andrà avanti fino al 31 di agosto. Il servizio della redazione di Vestina News. Ha preso il via sabato scorso a Loreto a Prutino la prima tappa della mostra tutta dedicata all'olio d'oliva dal titolo L'olio l'oro d'Abruzzo. La mostra, un'installazione fotografica a cura del fotografo Marco Lussoso, potrà essere visitata presso l'oleoteca regionale fino al 31 agosto, dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 17 alle 19:30 con ingresso gratuito, grazie anche alla collaborazione dei ragazzi del corso turismo dell'Istituto Tecnico Superiore Marconi di Penne. L'oleoteca regionale, inaugurata nel 2006, costituisce un mirabile esempio di incontro tra storia e attualità in un sito già di per sé significativo come quello di un frantoio tradizionale chiuso nel 1995. Questo deve essere un punto di partenza per riattivare tutta la struttura, ma soprattutto dobbiamo cercare nuove collaborazioni tra le associazioni, gli enti e anche i produttori di settore che hanno voglia di valorizzare il nostro patrimonio. Facciamo questa mostra fotografica di fotografie tratte dal libro olio, sono circa 40 pannelli. Ho cercato di dare importanza e rilevanza al territorio abruzzese, partendo dal soggetto che deve essere la pianta giustamente dell'ulivo, però ho cercato anche di valorizzare il territorio di questi paesi, soprattutto molto Loreto, perché in questo libro, in questa mostra c'è molto Loreto. Sono tanti pannelli, quindi ho fatto stampare molti più pannelli in modo da cambiare un pochino le fotografie per le mostre, per renderle un po', per differenziarle. Oltre a questa importante riapertura, nei giorni scorsi, grazie alla collaborazione della Fondazione dei Musei Civici di Loreto a Prutino, il Comune stesso e il Comitato per il Centro Storico Lauretum, è stato riaperto, dopo interventi di messa in sicurezza, il Museo dell'Olio presso il Palazzo Amorotti, che ospita la storia dell'olivicoltura loretese. Siamo riusciti a far riaprire finalmente le porte del Museo dell'Olio, un luogo penso importantissimo per il nostro paese, visto che lì dentro c'è la nostra storia, la nostra cultura e le nostre tradizioni. Vogliamo ritornare a dare, diciamo, di nuovo spazio all'olio d'oliva, che diciamo il nostro prodotto di eccellenza per cui siamo famosi in tutto il mondo, sia nel Museo dell'Olio che nell'Eloteca regionale. Durante la stagione invernale proporremo altri eventi appunto per far conoscere alla cittadinanza e far scoprire quello che sono, diciamo, le nostre radici culturali.
Non piace il montascale per disabili installato a San Giovanni Venere a Fossa Cesia. L'Archeo Club muove diverse critiche. Vediamo. Un montascale per disabili ancora inutilizzato che ha solamente deturpato l'immagine dell'abbazia di San Giovanni in Venere. Ora la coscienza nei confronti dei portatori di handicap è a posto, per le istituzioni ha poca rilevanza se l'impianto funzioni o non funzioni, l'importante è averlo messo lì. E il presidente dell'Archeo Club di San Vito Chietino, Vito Sbrocchi, autore tra l'altro di un libro proprio sull'abbazia benedettina, ad esprimere disappunto sul montascale costruito di recente sulla scalinata che conduce al portale della Luna. Un lavoro impattante, decisamente in contrasto col contesto architettonico della zona. Lavori eseguiti dalla provincia di Chieti per un importo di 30.000 euro con l'obiettivo dell'abbattimento delle barriere architettoniche. L'Archeo Club però non ci sta e chiama in causa anche la soprintendenza per una struttura in metallo che non è riuscita a combinare la salvaguardia del bene monumentale con il rispetto del diritto per le persone disabili. Vito Sbrocchi inoltre si chiede perché l'altro montascale che dovrebbe far accedere alla splendida cripta è da anni inattivo senza che nessuno intervenga, montascale realizzato dai padri passionisti. Ed ora apriamo la pagina dello sport, molto nutrita come avviene il lunedì di sovente, quasi sempre per il campionato, ma ancora non è tempo di campionato, bensì di Coppa Italia. Ebbene, il Pescara saluta la Team Cup. Ieri sera i biancazzurri sono usciti sconfitti dal Castellani di Empoli per 2-1 solo ai supplementari. Non è bastato il vantaggio iniziale firmato da Tuminello, poi espulso. Buona la prova di Fiorillo e soci, il servizio di Paolo Renzetti. Il Pescara saluta la Coppa Italia ma lo fa a testa alta uscendo dal Castellani di Empoli con una sconfitta per 2-1 maturata solo ai supplementari al cospetto dei toscani di Bucchi scesi in campo con la formazione tipo. Luciano Zauri invece per le tante assenze è costretto a schierare una squadra sperimentale con Vitturini, Bentola e Bruno dall'inizio nel consueto 4-3-3. Fra i toscani in campo l'ex Leonardo Mancuso. Dopo pochi istanti di partita Fiorillo è costretto subito al lavoro su un insidioso diagonale di Laribi. Al quarto però il Delfino passa in vantaggio con Tuminello che approfitta di un errore in disimpegno di Maietta andando a superare Brignoli per il gol dell'1-0. La reazione dei ragazzi di Bucchi è perentoria, la squadra azzurra inizia ad attaccare a sprombattuto con Fiorillo seriamente impegnato almeno in un paio di occasioni. Il pareggio empolese così arriva al 25esimo ed è propiziato da Mancuso che, liberato da Antonelli, calcia sul secondo palo dove Dezi, Rosetano Doc, mette alle spalle dell'incolpevole portiere abruzzese. Sull'1-1 il Pescara non sta però a guardare, sfiora il nuovo vantaggio alla mezz'ora con Brunori che sulla sinistra fa fuori Veseli prima di calciare verso la porta di casa con il portiere dell'Empoli che controlla. I ragazzi di Zauri si fanno apprezzare nel palleggio e anche per una fase difensiva molto ordinata e che chiude tutti gli spazi alla corazzata toscana. Nella ripresa parte forte l'11 del presidente Corsi proprio con l'ex Mancuso che mette paura a Fiorillo. La squadra di casa preme nel finale, ci prova Frattesi di testa ma il pallone termina fuori. Sull'1-1 si arriva così ai tempi supplementari dove accade poco con l'Empoli che al decimo del primo resta in 10 per il doppio giallo a Maietta. Il Pescara potrebbe approfittarne, invece due minuti dopo l'ex Terramano Moreo di testa sul primo palo sugli sviluppi di un corner sovrasta Tuminello e sigla la rete della vittoria. Gli abruzzesi avrebbero il tempo per provare a pareggiare ma al terzo minuto del secondo supplementare viene ristabilita la parità numerica per il rosso a Tuminello. Allo scadere Borrelli ha l'occasione per il 2-2 ma l'ex Primavera non riesce a trovare il gol. Finisce con il 2-1 per l'Empoli e con il Pescara che si concentra sul campionato e sulla gara di sabato prossimo alla Recchi di Salerno. Chiaramente sapevamo l'arma dell'Empoli che sui calci piazzati ha degli ottimi tiratori, chiaramente sfrutta questa zona nel primo palo come è stato purtroppo per noi. Credo abbia fatto un gran gol, più merito dell'avversario che del merito nostro. E in generale dispiace perché chiaramente ce la siamo giocata, è quello che volevamo e alla fine abbiamo fatto direi abbastanza bene nel complesso, nel primo tempo un pochettino troppo timorosi, un po' troppo bassi.
non è quello che vogliamo. È chiaro che abbiamo tempo per migliorare alcuni aspetti, alcuni atteggiamenti dei ragazzi, proprio dove vanno assolutamente elogiati, hanno fatto una grande ripresa. Atteggiamento è quello che il Pescara deve avere assolutamente su qualsiasi campo. È chiaro che nel primo tempo un pochettino più di coraggio ha fatto sì che prendessimo anche campo, e credo che insomma per lunghi tratti nel secondo tempo abbiamo anche avuto il dominio del possesso del gioco, quindi creando anche delle situazioni. Di fronte eravamo comunque Empoli, che è una squadra, come abbiamo detto già in precedenza, è una squadra fatta per fare qualcos'altro, per cui noi siamo, se non dico contenti, perché quando si perde non si può essere contenti, io sono il primo a non esserlo, però comunque ho visto dei progressi e insomma i ragazzi hanno fatto quello che devono fare. Serie C, vittoria e primo posto nel girone di Coppa Italia per il Teramo, che ieri sera ha battuto 2-1 il Gubbio. Primo gol in maglia biancorossa per Mungo e rete poi del raddoppio di Minelli. Per gli Umbri a segno Cesaretti, ma le attenzioni adesso si concentrano sulla prima di campionato contro il Catanzaro di domenica prossima. Il servizio di Jacopo Forcella. Secondo successo in Coppa Italia e qualificazione al prossimo turno per il Teramo, che nella gara del Barbetti regola 2-1 il Gubbio. Dopo il Fano, dunque, l'estate biancorossa continua a regalare solo buone notizie, aspettando il debutto in campionato di domenica prossima col Catanzaro. Con Minelli e Cianci ispirati da Mungo, il Teramo, dopo la sortita umbra del nono minuto, passa a condurre al tredicesimo proprio con l'ex Cosenza. Arrigoni è bravo nella verticalizzazione, ma l'intesa tra Mungo e Cianci, che libera Lob, il numero 10, è forse la notizia più bella della serata. L'intesa c'è e la soluzione balistica di Mungo fa il resto. Trovato il vantaggio in una gara da vincere per conquistare il girone, il diavolo potrebbe calare subito anche il bis. Al 19esimo Santoro trova Lasic in campo aperto. Minelli appoggia a Cianci per la stoccata mancina, che però non inquadra lo specchio della porta. Il 2-0 però è solo rinviato di 120 secondi. Tutto parte dal rinvio di Tomei, che trova impreparata la linea difensiva del Gubbio, completamente fuori posizione. Minelli resiste al ritorno di Zanoni e con il diagonale trafigge Zanellati. Tutto molto semplice per un diavolo che potrebbe alla mezz'ora approfittare del pasticcio tra Conate e Bacchetti. Mungo trova lo spazio ma non l'angolo giusto per il tris. Nella ripresa la squadra di Federico Guidi, come è logico, sale di livello. De Silvestro, spaccata al 48esimo, chiama Tomei alla chiusura sul palo di competenza, mentre la sponda volante del numero 11 al minuto 54 libera la conclusione di volo di Cesaretti, su cui Tomei non può arrivare. Il Gubbio accorcia le distanze e prova a credere nella rimonta, anche se Minelli, sempre lui, potrebbe chiudere i giochi al 65esimo, dopo la sgroppata sul versante mancino di Di Matteo. C'è spazio anche per Ilari e Viero, col giovane centrocampista che però non impensierisce Zanellati. L'ultimo brivido per il diavolo al minuto 82. E sempre De Silvestro spaventare la squadra di Tedino con la stoccata che sfiora il palo alla destra di Tomei. Finisce 2-1 e la Coppa Italia per il momento va in archivio. Da domenica c'è il campionato col Catanzaro di Auteri, che attende al Ceravolo il Teramo per una prima di campionato che sa già di scontro d'alta classifica. Coppa Italia anche per le squadre di Serie D. Ieri erano in programma due derby. Con una rete dell'ex Dos Santos, la Vastese ha superato il Chieti, accedendo al turno successivo di Coppa, dove se la vedrà con il Pineto. Buona prova dei neroverdi di Grandoni, anche se il passaggio del turno appunto è andato alla Vastese. Il servizio. Nell'antipasto della sfida che si giocherà nella prima giornata di campionato, la Vastese supera di misura il Chieti, accedendo così al secondo turno di Coppa Italia, in cui affronterà il Pineto. A regalare il successo agli aragonesi è stato l'atteso ex Dos Santos. Allo scadere del primo tempo, in un pomeriggio caldo, si gioca all'Aragona di fronte a quasi 1000 spettatori, senza i tifosi teatini rimasti a casa per protesta contro le limitazioni imposte dagli organi di pubblica sicurezza. Sulle due panchine, revival labronico con Amelia e Grandoni, che si ritrovano da avversari dopo essere stati compagni di squadra nel Livorno. Formazione in campo con il 3-5-2 in un avvio di gara all'insegna del massimo equilibrio e senza spunti di cronaca significativi. Al 19esimo il portiere ospite Camerlengo tocca il pallone con le mani fuori dall'area, causando una punizione da posizione invitante per Esposito, che però calcia alto. Al 22esimo risposta ospite insidiosa con Cambò, che serve in area Milizia, che spara sopra la traversa. Dopo le due opportunità avute, Vastese e Chieti restano però molto
tutto guarding con i due portieri mai seriamente impegnati. I 22 in campo si danno un gran da fare, ma biancorossi e neroverdi appaiono ancora lontani dalla migliore condizione, con la gara che stenta a decollare anche per il gran caldo. Ci si aspetta qualcosa in più dalla formazione di casa e così ci pensa il grande ex del match Dos Santos allo scadere del primo tempo, di testa a mettere alle spalle di Camerlengo su perfetto cross di Pompei. Esplode l'esultanza della curva d'Avalos con la squadra di Marco Amelia che torna così negli spogliatoi sul vantaggio di misura. Nella ripresa al primo minuto cross di Pompei per Marianelli che mette a lato da buona posizione. Parte bene la squadra di Amelia alla ricerca del raddoppio. Il pressing bianco-rosso mette pressione ai neroverdi che non riescono a proporsi pericolosamente in avanti. Il match resta però aperto ma anche con poche emozioni. Fra una girandola di sostituzioni si arriva così al 33esimo quando Traini in area va stesa e controlla in mezza rovesciata, mette la sfera sopra la traversa. Al 42esimo ci prova ancora il Chieti con Catalli su punizione, ma Bardini è attento e para. Spinge alla ricerca del pari la squadra ospite al 96esimo e ancora Catalli a mettere a lato. Poi dopo 9 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale di Vogliacco di Bari, accolto dal tripudio dei mille presenti. La Vastese fa festa, ma il Chieti non esce ridimensionato dal match di Coppa Italia. Io credo di essere sempre molto lucido, non mi faccio assolutamente influenzare da questa sconfitta perché so a che punto siamo noi del nostro lavoro contro una squadra assolutamente attrezzata per fare un campionato importante e sicuramente lo farà. Ripeto, siamo relativamente contenti perché era un banco di prova per noi importante, nonostante la sconfitta credo di... che la squadra sia stata bene in campo e abbia, come ha detto lei, anche avuto la possibilità di rimetterla in parità. Non ci siamo riusciti, a volte gli episodi fanno anche la differenza, come il gol della Vastese che è stato un pochino una nostra ingenuità, però andiamo avanti, dobbiamo lavorare, lo sapevamo prima, lo sappiamo adesso e quindi adesso ci vedremo tra 15 giorni e inizierà il campionato. Siamo contenti di aver dato una gioia ai tifosi perché ci tenevano come poi ci tenevamo tutti. E abbiamo fatto una buona gara, potevamo fare qualcosa sicuramente in più, però c'è da dire che sono partite da agosto dove le energie non le hai al pieno, però devo dire che per tutti i 100 minuti quelli che poi sono stati abbiamo fatto bene. È una buona gara per continuare a costruire quello che vogliamo fare, quello che deve essere la nostra identità. Un ottimo primo tempo consente all'Avezzano di superare il Giulianova e qualificarsi al prossimo turno di Coppa Italia, nel quale se la vedrà con il Notaresco. I giallorossi escono subito da una competizione che lo scorso anno li ha visti protagonisti. Il servizio. Nel turno preliminare di Coppa Italia Avezzano e Giulianova danno vita ad un match godibile al termine del quale sono i marsicani di Meco Monaco a guadagnare il passaggio del turno con un meritato 2-0. Così sarà l'Avezzano domenica prossima a sfidare sempre per la Coppa il Notaresco di Vagnoni. Le due squadre si presentano alla prima gara ufficiale della stagione rinnovate nell'organico e con un assetto speculare 4-3-3 per entrambe. Tra i marsicani c'è l'ex Teramo Gaeta al centro dell'attacco sostenuto da Cancelli e Franchi. Tra i giallorossi out del Grosso infortunato e Antonelli squalificato. Discreta presenza di pubblico per una partita da subito piacevole per quanto giocata su un campo in brutte condizioni e con un Avezzano che si fa preferire per una maggiore intensità e cattiveria. Al decimo Magri va vicino al gol. Subito dopo il tecnico Giuliese Pascucci deve rinunciare al centrale Procida, al suo posto Cipriani con Ferrini che scala al centro della difesa. Giulianova pericoloso con Suriano, Fanti non è perfetto ma Fioretti è fermato in offside. Chi però la combina grossa è Bifulco al 21esimo, Franchi sfonda e mette in mezzo un pallone agevole per l'estremo difensore che pasticcia e manda il pallone oltre la riga di porta per il vantaggio dell'Avezzano. La squadra di Meco Monaco continua a spingere e al 26esimo raddoppia con Marco Gaeta che prima si procura un calcio piazzato e poi lo trasforma indirizzando il pallone nell'angolo alla destra di Bifulco. Avezzano 2, Giulianova 0. La difesa di Pascucci soffre tanto i corner, così alla mezz'ora Magri sfiora il 3-0. Barlafante prova a suonare la carica per i suoi, a solo e conclusione centrale al 37esimo. Due minuti dopo è tiro al bersaglio davanti a Bifulco, ci provano Gaeta, Brunetti e Magri, ma stavolta il portiere Giuliese se la cava e sventa il tris. Un altro spunto di Barlafante al 43esimo fa calare il sipario per un primo tempo pimpante con l'Avezzano meritatamente avanti. Pascucci corre ai ripari, dentro il 2003 Forcini al posto di Malandra è 4-2-3-1, ma è sempre Barlafante ad avere una marcia in più e Fanti sventa in corner. Risponde l'Avezzano, Cancelli
Uccelli per Franchi, il quale sfiora il palo. Al 13° Fioretti calcia di potenza da posizione difficile e centra la traversa, mentre dalla parte opposta l'ex matericese Franchi, il migliore in campo, non è freddo davanti a Bifulco. Dopo il 20° i ritmi calano, la condizione non è ancora ottimale e tutto ciò avvantaggia l'Avezzano che tra una sostituzione e un'altra mantiene saldamente il doppio vantaggio fino al triplice fischio di Ursini di Pescara. L'Avezzano avanza, il Giulianova, penalizzato dagli errori difensivi del primo tempo, abbandona subito una competizione che l'aveva vista protagonista la scorsa stagione con la semifinale raggiunta e persa di un soffio col Messina. La Coppa sappiamo, è un terno all'otto, le partite sono secche, purtroppo oggi abbiamo visto che in un infortunio abbastanza evidente del nostro portiere, insomma l'Avezzano è andato in vantaggio e fino a quel momento non ho visto una squadra soffrire e l'altra attaccare in continuazione, quindi era una partita equilibrata, ci sta, l'anno scorso siamo arrivati fino a quasi la fine, avevamo vinto delle partite che forse non dovevamo vincere all'inizio perché le prime partite sono quelle più delicate, mi ricordo Notaresco dove abbiamo vinto e soffrimmo tantissimo e quest'anno probabilmente in una partita dove non abbiamo subito 50 tiri a porta abbiamo preso due gol e ci sta. Avete anche fatto vedere buone trame di gioco. Sì, ripeto, sono contento perché abbiamo fatto una buona prestazione sia sotto l'aspetto tattico sia sotto l'aspetto tecnico, ma soprattutto sotto l'aspetto fisico perché, come dicevo ai tuoi colleghi, questa squadra è partita un attimino in ritardo, però devo dire che i ragazzi hanno mantenuto bene il campo, abbiamo sofferto qualche giocata del Giulianova perché davanti a tre giocatori molto bravi e molto veloci, però ripeto, sono molto soddisfatto della prestazione, soprattutto per i ragazzi perché stanno facendo dei grandissimi sacrifici. Tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG6 sono a disposizione sul nostro sito internet www.tv6.it oppure sulla nostra piattaforma YouTube. Invece il TG6 torna con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.